Che questa guerra ci tocca a tutti, anche perché se questa guerra andrà avanti con il passo che ha preso, ormai sarà ultima per tutti, può essere ultima per tutti. Questo devono capire come persone semplici, così devono capire anche i politici, perché Ucraina combatte, noi capiamo che non possono inviare le truppe o chiudere il cielo ucraino contro i missili russi, per non scatenare l'ira insomma, ormai un pazzo scatenato di Putin. Però sanzioni un po' più severe, un po' più rigide subito potrebbero fare, perché questa indignazione, questa rabbia che non porta a buon fine, come vedete, non fino adesso non hanno fermato Putin. Poi parlano della crisi in Ucraina. Ucraina sta in guerra da 8 anni, non è crisi Ucraina, questa è la guerra vera e propria. Molte cose che dicono in TV anche giornalisti abbastanza su piattaforme importanti non sono vere. Ucraini stanno combattendo. Tutti, nostra armata, i civili, i parlamentari, i vecchi, i giovani, nessuno li vuole, nessuno li aspettava come portatori di pace. Sappiamo che sono bugiardi, Putin è un criminale di guerra. Putin un criminale, un assassino spietato e selvaggio. Lui spara sui civili, sui bambini. Non si può sparare sui bambini. Questa è la bandiera di pace. Il cielo è campo di grano. Questo è il nostro stemma, la bandiera nostra di pace diventa nero-rossa quando viene bagnata dal sangue. Quindi la bandiera ucraina nero-rossa è la bandiera nostra della resistenza. Che significa lo stemma ucraino? Se vuoi vivere come un cigno libero, devi saper combattere come falco feroce. Adesso Ucraina sta combattendo come falco feroce. Noi siamo sulla terra nostra, loro sono motivati a difendere la nostra terra, le loro famiglie, i loro figli, i genitori, la nostra memoria. E quindi sono motivati. I russi in questo caso sono invasori. I nostri combattenti, quelli che sono caduti in guerra, noi incontravamo le loro tombe, le loro barre in ginocchio, accompagnando fino al cimitero. I russi stanno portando dietro le macchine, i crematorie. Loro nel miglior modo possono seppellire nei sacchi di immondizia neri. Quindi questa è la differenza tra gli ucraini e i russi. Per loro vita umana niente, per noi vita umana ha un valore. E per questo adesso noi diciamo gloria ai errori, gloria a Ucraina. Noi i nostri eroi vogliamo ricordare uno a uno, perché per noi loro difendono i nostri principi di libertà, i nostri principi della verità, di solidarietà e di dignità. Nostra ultima Maidan si chiamava, abbiamo chiamato rivoluzione di dignità. Звичайно, я Staremo хочу in сказати tutti di sul свого posto dove імені, stiamo, імені con людей, tutte le нostre яких forze, знаю la свою nostra від себе ідея e la особисто, nostra що guerra, українці, la які за nostra кордоном, lotta, завжди la з nostra Україною. lotta Ми alla завжди libertà. будемо підтримувати Nessuno всіма altro силами, paese deve як dire, un можемо, paese кожен на democratico, своєму місці, che нашу cosa deve Україну. fare, де б ми не були. Хочеш жити вільним лебедем, готуйся стати хижим соколом. Se vuoi vivere come un cigno libero, preparati di essere un falco feroce.